una nuova puntata della rubrica Cosa mi metto? Nell'ultimo abbiamo fatto, diciamo, il ritorno a scuola e quindi ho pensato questa volta di fare, diciamo, un outfit e un make-up adatto per una donna in carriera. Ora vedrete che indosso una delle due proposte che ho pensato per quanto riguarda il rossetto, poi insomma fatemi sapere quale vi piace di più. E insomma, diciamo, per l'ufficio, o comunque per una donna che ci tiene ad essere sempre curata e anche magari un po' elegante per il lavoro, ho pensato a questo outfit che, come vedete, ho scelto questa camicia rosa con il colletto decorato di pietre, un pantalone nero, un décolleté nero con un tacco non eccessivamente alto e una borsa nera, insomma. E un bracciale che richiami i toni del nero e del rosa e orecchini rosa. E quindi per questo ho ricreato questo make-up, che come vedete richiama i toni del rosa e appunto c'è il nero e anche qualcosa, diciamo, sul borgogna un po' più scuro per definire l'occhio. E secondo me è un trucco portabilissimo, benissimo da tutti i giorni. Appunto, ho messo due proposte di rossetti perché uno è assolutamente più naturale e questo è un po' più strong. E niente, vi lascio al tutorial. A dopo! Iniziamo stendendo il correttore nella zona delle occhiaie e utilizziamo l'Instant Anti-Age della Maybelline. Questo qui che uso io è la colorazione Light. Applichiamo un primer su tutto l'occhio e utilizzo come sempre questo della Essence, la Love Stage. E infine correggo le sopracciglia come sempre con la matita della Benecos, la Natural Eyebrow Designer. Diciamo, questi sono i passaggi base. Piatto come questo qui, prendiamo dalla mia palette neve questa cialda rosa duochrome che si chiama Babydoll e la stendo diciamo su tutta quanta la palpebra mobile. Come vedete è un rosa molto particolare e appunto è duochrome perché ha dei riflessi, come vedete, sul violaceo e sul fucsia. Ora andiamo a scurire nella parte finale dell'occhio utilizzando un colore più scuro. Io utilizzo con voi questo Color Tattoo della Maybelline, che è un nuovo acquisto, che è il numero 70 Metallic Pomegranate. A differenza dell'altro Color Tattoo, questo è glitterato ed è questo bellissimo color borgogna. Con un pennellino piccolo da sfumatura, tipo questo qui che è di H&M, vado a prelevare un po' di prodotto, inizio a sfumarlo nella parte finale dell'occhio e lo porto anche nella piega. Non vado a scurire troppo e lo porto anche un pochino verso l'alto. Come vedete non lo vado a portare troppo verso l'alto perché comunque è un trucco da giorno, non voglio comunque esagerare. Ora riprendo l'ombretto rosa di prima e vado a sfumare bene il tutto perché comunque non voglio che si veda lo stacco di colore. Con un pennello grande da sfumatura sfumo tutto. Con un eyeliner in penna e utilizzo questo qui della Essence, I Love Punk, che come vedete ha questa bella punta a pennarello, vado a fare una linea sottile di eyeliner. No he podido olvidarte, no. Eso que habíamos quedado, que solo era algo casual. Nella rima interna applico una matita nera e utilizzo questa qui della Lancôme.
recuerdo de tu cuerpo, he buscado al mundo entero y así busqué en otros besos. Mi atrevo a decir que yo. Ora, con un pennellino angolato, tipo questi qua da eyeliner, vado a riprendere il rosa, sempre lo stesso, Babydoll, e lo vado a portare un pochino qui sotto l'attaccatura delle ciglia. Ora, prima di applicare il mascara, applichiamo l'illuminante e applico questo qui della neve, che è la cialda plastic, con un pennello grande piatto, tipo questo qui. Lo vado a prendere e lo applico sotto l'arcata sopraccigliata. Sé que te gusta lo noto en tu cara, pero tu calla si no dice nada. Y bebé, yo sé que sobran ganas. Y yo me tomo la molestia de. Ora utilizzo un mascara e utilizzo questa mini touch di Lancome, che è l'Hypnose Drama. Il trucco occhi è terminato. Faccio l'altro occhio e torno. Eccomi qui, come vedete ho fatto anche l'altro occhio e ora passiamo al resto del viso. Visto che oggi fuori fa caldissimo, utilizzo un fondotinta minerale e uso questo qui della Neve, l'Eye Coverage Mineral Foundation, e lo vado ad applicare con un flat buoy anche questo della Neve. Ora applichiamo una cipria traslucida su tutto il viso e utilizzo sempre della Neve la Hollywood, e la vado però ad applicare con un pennellino più piccolo rispetto al solito che prendo per il viso, perché voglio, visto che comunque abbiamo detto che deve essere un trucco che deve rimanere perfetto per tutto quanto il giorno, e voglio andare ad evidenziare di più certe zone del viso, ad opacizzare di più. Quindi lo passo bene sotto il correttore in modo tale che lo fisserà. Insomma, con questo pennello posso, con quello grande da viso no. Sul naso e in generale sulla zona T. Utilizzo una terra opaca e come sempre utilizzo questa della Sun Club, della Essence. Utilizzo un blush rosato e utilizzo questo qui della Essence, il Silky Touch Blush, nella colorazione 20 Babydoll, e lo applico con un pennellino piccolino da viso. Ah, questa volta ho due proposte per le labbra, una un po' più soft e una un po' più particolare, o come direbbe mia petta, un po' più buttons. Vi faccio vedere prima quella particolare, cioè quella più soft, scusate. Userò lo 08 Color Crush di Essence, e diciamo però senza stare a fare troppe passate, perché lo uso per fare, diciamo, un rosa un po' scuro, ma non per fare l'effetto fucsia intenso. Io prodigio, baby. Sono per la playa di frutare del sole in l'arena. Ok. Questo è l'effetto, diciamo, soft. Per un effetto un po' più particolare vado ad usare questo mio nuovo rossetto della L'Oreal, che è un'edizione limitata, che è il 374 Intense Plum, penso si dica, che come vedete è questo bellissimo color prugna, un po' tendente al bordeaux, che in realtà con il trucco starebbe davvero bene, ma risulta, diciamo, un po' forte. Faccio prima il contorno labbra con una matita a Kiko, non è proprio dello stesso colore, ma giusto per delinearle. Questa invece, diciamo, è la proposta con appunto un colore più scuro.
Insomma, questo è il look finito. Allora, onestamente fra i due mi piace di più come sta questo rossetto, ma non lo vedo adatto, diciamo, per andare al lavoro. Magari lo vedo più adatto per una serata. Senz'altro è molto più soft e anche il trucco rimane molto più naturale e portabile da tutti quanti i giorni. Fatemi sapere quale preferite di rossetto indossato, insomma, su questo look. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Te llevo a soñar, porque esta noche te llevo a volar. Ya tú sabes, como tú quieras puedo confirmar. Lo que mandamos, el de los controles musicales. Eli, la diferencia. Alejandro, el niño prodigio.